Buonasera. Le bandiere sulla facciata del comune issate in segno di lutto in memoria di tutti gli italiani che hanno perso la vita a causa della pandemia. In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, il sindaco Gianfrancesco Menani, il vice sindaco Camilla Nizzoli e l'assessore Angela Ruini si sono ritrovati davanti al municipio e hanno osservato un minuto di silenzio, svolto anche in tutti gli uffici pubblici. Maria Luisa D'Onofrio lascia Sassuolo per un altro incarico ricevuto dal Ministero. La dirigente dell'Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord è arrivata nel 2019 ed è nota per essere la preside più giovane d'Italia. E ha ricevuto anche gli auguri dell'amministrazione comunale. Nel pomeriggio di ieri hanno dichiarato il sindaco Gianfrancesco Menani e l'assessore all'istruzione Corrado Ruini. Abbiamo appreso che Maria Luisa ha deciso di accettare un incarico presso la sede del Ministero dell'Istruzione a Roma. Qui a Sassuolo ha lavorato molto bene, con grande impegno ed entusiasmo, affrontando la difficile situazione Covid con grande senso di responsabilità ed equilibrio. Formuliamo alla dottoressa i nostri migliori auguri per questo nuovo prestigioso incarico a livello nazionale. Terme Stabilimento Balne aperte a Salvarola. Dopo le prime indicazioni che avevano lasciato dei dubbi di interpretazione, è stata fatta chiarezza sulle prestazioni dello stabilimento termale e del centro balnea della nostra città. Ecco le parole di Gabriella Gibertini. Balnea e Terme di Salvarola aperte perché fanno parte di quelle strutture che vanno incontro a chi deve fare soprattutto riabilitazione o una cura post-traumatica. Certo, le terme sono aperte perché sono un presidio sanitario e non solamente per la riabilitazione, ma anche proprio per le cure termali classiche, per chi ha bisogno, diciamo, di cure appunto inalatorie o diciamo per l'orecchio. Per cui chiaramente oggi come oggi noi siamo un presidio sanitario proprio per, li chiamano LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Sono aperte per cure riabilitative e terapeutiche. Ci è venuto un po' di dubbio tra la gente quando non erano state inserite le terme, ma soprattutto anche le strutture come Balnea, tra quelle che potevano operare. Poi è arrivato un nuovo decreto, adesso c'è la certezza che questi sono luoghi dove la gente che ha bisogno può venire. Sì, bisogna proprio fare chiarezza, cioè le persone non possono venire per il benessere puro, ma per quanto riguarda appunto invece la salute, se una persona ha delle problematiche, ha mal di schiena, ha delle problematiche osteoarticolari, può venire sicuramente a fare un bagno termale a Balnea con il certificato medico di chi ha bisogno di queste cure. Noi fra l'altro abbiamo anche all'interno un reparto di fisioterapia, di medicina riabilitativa, per cui siamo in grado anche noi di vedere, di valutare se la persona ha bisogno di questi bagni termali, delle nostre cure. Abbiamo continuato con le persone che hanno malattie professionali, quindi abbiamo continuato i percorsi di riabilitazione in acqua termale e anche col reparto di fisioterapia. Chiudiamo il capitolo dubbi per la gente dicendo che siete aperti in che cosa e quando. Allora, siamo aperti dal lunedì al sabato a mezzogiorno, quindi tutti i giorni dal lunedì dalle 8 alle 5 fino al venerdì, mentre dalle 8 a mezzogiorno il sabato. Per le cure inalatorie e per l'orecchio. In più è aperto anche il poliambulatorio. Noi abbiamo 29 branche, quindi effettivamente una multidisciplinarità notevole. Il centro balnea invece è aperto dalle 8 di mattina fino alle 8 e mezza di sera, e dal lunedì al venerdì. E al centro balnea di riattivazione psicofisica vengono effettuati appunto tutte queste questi trattamenti di riabilitazione e terapeutici per le varie problematiche. Concludiamo dicendo anche che voi avete effettuato anche dei trattamenti post-Covid per coloro che sono stati colpiti dal virus. Sì, una persona su 10, questa è la statistica che danno,
rimane per alcuni mesi con delle problematiche di vario tipo, problematiche respiratorie, diciamo problematiche osteoarticolari della pelle, degli occhi e anche diciamo proprio a livello anche psicologico. Quindi avendo noi un poliambulatorio con tantissime specialistiche abbiamo fatto un programma che è proprio per il post-Covid, avendo questo presidio di medicina fisica e anche diciamo appunto tutti questi specialisti che possono dare un grandissimo apporto proprio in base alle problematiche della persona dopo il Covid. Quindi sia le cure termali, perché l'apparato respiratorio è molto importante, quindi una ginnastica respiratoria, riabilitazione respiratoria e cure termali, riabilitazione invece motoria, cioè quindi siamo veramente completi sotto questo aspetto e possiamo dare veramente un programma molto molto personalizzato in base alle problematiche. L'ospedale Sassuolo, anche dopo essere diventato al 100% di ASL, resterà un SPA, riuscendo così a mantenere tutti i profili occupazionali presenti. Dipendenti ASL, assunti dall'ospedale e liberi professionisti. Come ha spiegato l'amministratore delegato di Atriché, Domenico Trombone, per la compagnia privata che al momento detiene il 49% della società e che ha da poco annunciato di voler cedere l'intero pacchetto all'ASL, l'obiettivo è di portare a casa il capitale sociale versato, pari a 3.650.000 euro. L'ipotesi è che tutto il processo si concluda verso l'estate 2022. Ed ora passiamo allo sport. Rinviato il match Inter Sassuolo previsto per questo fine settimana. I nerazzurri infatti hanno annunciato 4 positività all'interno del loro gruppo, dopo D'Ambrosio e Handanovic. Oggi sono risultati positivi al coronavirus anche De Vrij e Vecino. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento è domani, buona serata.